Eccoci, alla nuova edizione settima della Carnevale dei Ragazzi della Biennale. Perché facciamo questa cosa? Perché organizziamo questo Carnevale? Perché crediamo in alcune cose molto semplici. Primo, crediamo che la scuola sia una cosa molto importante, pertanto questa è una manifestazione fatta, organizzata dalle scuole per le scuole. Noi siamo l'animatore, ma il contributo delle scuole, come vedremo, è fondamentale. E questo mi porta subito a dire che l'Italia può essere orgogliosa degli insegnanti di cui dispone nelle sue scuole. So bene e sappiamo bene in quali difficoltà, diciamo pure economiche, e come questo spesse volte impedisce o ostacola lo sviluppo di attività, per così dire, extracurricolari, quelle che secondo me sono un po' il sale della minestra della scuola. E sappiamo quindi e constatiamo con tanto entusiasmo gli insegnanti rispondono al nostro invito a partecipare e a mantenere viva l'idea e la pratica delle attività in campo artistico all'interno delle singole classi. E l'attività artistica all'interno delle singole classi è molto importante a nostro avviso perché come tutte le attività artistiche ci aiuta a riconoscere i molti io che sono in ciascuno di noi. E se si svolta insieme nella scuola, ci aiuta a riconoscere i molti io che siamo noi tutti insieme. È parte essenziale, a nostro avviso, della formazione. È il luogo di incontro intorno alle arti, è il luogo della libertà incondizionata da pregiudizi, è il luogo dove i ragazzi possono godere dell'amicizia reciproca e creare qualcosa insieme, sgombri da condizionamenti che il mondo circostante può introdurre, di vario tipo, di vario ordine, e voi sapete a cosa mi riferisco, soprattutto per quanto riguarda le scuole delle regioni cui viviamo e tutte le regioni che ci sono. Il Carnevale dei Ragazzi, come dicevo, è fatto dalle scuole e dalle scuole. Allora, come funziona? Lo ricordo brevemente. Primo, ci sono alcune scuole e istituti che preparano dei lavori e che li portano qui, quindi sono produttori. Loro che vengono a portarci lavori studiati e preparati nell'ambito delle loro scuole. Dato il carattere olimpico di questa attività e l'impegno di queste scuole, li abbiamo chiamati i Magnifici. E i Magnifici sono 14, vengono da varie parti d'Italia, uno viene da Graz, in Austria. Il più vicino è il liceo Benedetti Tomaseo, che pare sia quello, non tanto lontano da qua, e il più lontano è il liceo Russo di Monopoli, provincia di Bari. Ce n'è anche una a Taranto, ma ha avuto problemi con il treno ieri e non può essere tutto come oggi. I Magnifici vengono e assieme al personale della Biennale che prepara tutti gli altri tavoli e tutte le altre attività, offre alle scuole che vengono come visitatori partecipanti, i tavoli di lavoro e i lavori che possono svolgere insieme. Quante sono le scuole tra infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, che quest'anno parteciperanno ai laboratori? Abbiamo superato il numero di 100.
fianco delle scuole, appunto primarie, secondarie, primo e secondo grado, abbiamo quest'anno abbiamo dedicato al carnevale al giro giro tondo, filastrocche, sciolilingua, sono di nananne, sono tutti, come dire, quelle piccole poesiole che ci fanno tutti i bambini e che restano nella memoria, per cui ciascuno di noi è pronto a riconoscersi nell'altro a qualsiasi età e a qualsiasi categoria appartenente. E visto che si trattava di cantilene, abbiamo pensato di corredarlo con musica. E quindi questo è un carnevale dei ragazzi che ha l'assistenza e è stato organizzato con l'aiuto molto importante del direttore del settore musica della Biennale, il maestro Ivan Fedele, intorno al quale che è un compositore importante, mi parrete conoscere più avanti. Grazie anche alla sua sollecitazione, ma grazie all'ormai consueta in rete di rapporti che abbiamo in tessuto, vede partecipare piccoli ensemble che sono, uno è più importante, più, come dire, che qui intorno è già pronto per tutto per ospitarlo, che è l'Orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali di Milano, poi ci sarà un ensemble della Scuola di Musica di Fiesole. Poi ci saranno partecipazioni dal Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, Conservatorio Buzzolla di Arco, Conservatorio Giambattista Martini di Bologna, Conservatorio Tartini di Trieste, l'Orchestra dei Flauti dell'Accademia Musicale Giuseppe Verdi di Venezia, l'Orchestra della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, l'Associazione Musicale Ermanno Golferrari di Venezia. Quasi un festival di musica. Come al solito abbiamo partecipazioni alla Biennale nei giardini, ci sono i padiglioni dei paesi, quindi c'è sempre un piccolo pensiero per intrattenere rapporti con i paesi che hanno un padiglione, e quest'anno avremo la presenza di iniziative di istituzioni austriache, Bolivia, Germania, Polonia, Romania e Stati Uniti. Comincio subito con alcuni ringraziamenti a coloro che sono parte attiva, che sono l'UNICEF, il suo programma, il World Food Program, anche loro con il loro programma, la cooperativa sociale ONLUS il Cerchio, che organizza le sartorie di maschere che avete qui intorno. A questo proposito ringraziamo anche Rubelli, che offre le stoffe perché queste possono essere utilizzate per fare i costumi all'improvviso e per chiunque passi dalla sartoria che sta là in fondo a sinistra. A quanto ha preso il cooperativa sociale ONU di Cerchio, ci offre oggi le frittelle, che è un pensiero gentile, grazie. Poi ci sono l'associazione Nati per Legge di Trieste e poi Age Farm per il progetto Age Campus, è un soggetto privato che ha elaborato progetti. Noi ospiteremo anche soggetti privati che hanno elaborato progetti interessanti per, diciamo, relativi alle immagini e il loro utilizzo nella formazione e nell'educazione, e siamo lieti di averli con noi di quest'anno. Ti ringrazio. Sponsor Giotto Fida, Ghiotto Alciaglia, Rubelli, Scoccio e Vela, Venezia. Ed ora passerei a invitare sul palco per uno coloro che ci portano, si riconducono ai paesi ai quali abbiamo citato. Cominciamo con l'Austria. Chiederei con me Barbara Geiger, che è coreografa e ballerina del progetto di dance performance presentato dall'Austria. Buongiorno, allora l'ha già anticipato, mi chiamo Barbara
Barbara Geiga e faccio il progetto per l'Austria, che è una performance di danza contemporanea. Il progetto si intitola La barca nel vuoto e lavoreremo con i ragazzi una breve performance che è fatta di 4 quadri. E il desiderio di fare questo è di portare alla luce il potenziale espressivo originale di questi ragazzi che parteciperanno, visto che la musica è il focus centrale di questa biennale. Noi useremo il corpo come espressione della musica e con il movimento stesso. Quindi cercheremo melodia, ritmo, dinamica, musicalità attraverso il corpo e cercheremo di trascendere un po' così il semplice intreccio coreografico. E quindi la sala prove diventa per i ragazzi così un campo di sperimentazione artistica, creativa, fisica, energetica e sicuramente anche umana, questo è chiaro. Quindi, grazie che posso essere qui, grazie all'Istituto Austriaco di Cultura di Milano e grazie anche a lei. Germania, a parte il ringraziamento alla sempre presente Petra Schäfer, invito sul palco Alexandra Hagemann, che è direttrice del Goethe-Institut di Trieste, e con lei invito Prinz Lukas der Erste, un prinzessimo, Lara di Erste, a salire sul palco. Il Carnevale di Bonn elegge ogni anno il suo principe e la sua principessa. Siamo tutti a salutare. Buongiorno a tutti, ringrazio la direzione della Biennale di poter essere qua e di essere invitato. Siamo qui come Goethe Institut, abbiamo preparato i laboratori con delle filastrocche e giochi in tedesco molto interessanti in collaborazione con il Centro Tedesco di Studi Veneziani e con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. Noi in Carnevale e in Italia anche così, in certe regioni si festeggia anche in modo diverso, che sia Venezia, Trieste o Viareggio, in certe regioni per niente, la stessa cosa in Germania. In Germania il Carnevale è soprattutto presente nelle regioni cattoliche della Germania, perché collegato con il periodo della Carnevale. Scusami, diciamo anche lì le espressioni carnevale sono diverse sia al nord o al sud. Molto sentito è diciamo nella regione del Reno, da tutti e due le rive, abbiamo gruppo in Italia e di fatto l'anno scorso, nel 2015, il carnevale della Renania è stato inserito nell'elenco del patrimonio dell'UNESCO del culturale immateriale, del patrimonio culturale immateriale. Allora, noi abbiamo qui, siamo molto contenti di avere una delegazione di quell'associazione Carnevale Staatssoldaten di Bonn che elegono ogni anno i principi e maschi e femmine, adulti, ma anche per i ragazzi. E noi abbiamo qui Lukas der Erste, Lara Marie di Erste. È molto interessante anche sapere che lei,
praticamente la sua nonna è stata la prima principina del carnevale nel 62, e dunque la tradizione familiare anche continua. Adesso in Germania, visto che parliamo di lingue, di filastrocche, parliamo di cose linguistiche, allora ogni carnevale, ogni regione ha il suo saluto. E chiaramente loro salutano come vuoi, prima dico a qualcuno buongiorno e l'altra persona per mi risponde buongiorno e io vi dico ciao, mi rispondete ciao. Adesso loro vi rivolgono il loro saluto e voi dovete rispondere. Allora ve lo dico una volta alla, dunque quando loro vi salutano voi dovete rispondere alla. Venezia alla, Venezia alla, Venezia alla. Dalla Polonia, un musicista, Adam Svitala. Ladies and gentlemen, this year's Poland's participation in the carnival is organized by the Lechem International Gallery of Art. Our project consists of two parts, an art installation, and a performance part. And they're both dedicated to the topic of communication. And during the performance, three performers start with using different languages. One of them is sound, music. The second language is dance, movement. The third language is comedy and acting. And then they are trying to create a shared language, a mutual language, together with the audience. In both parts, both in the installation part and in the performance part, the central object is the wall, which we hope will become an object of interpretation. Allora, signore e signori, la Polonia quest'anno, la partecipazione polacca è organizzata da un gruppo di artisti indipendenti, si tratta di un'installazione di una performance, entrambe riguardano il tema della comunicazione. Ci sono tre artisti che si occupano della performance, una musicista che suona, quindi il linguaggio della musica, un ballerino che danza, il movimento, e un clown che usa la comicità. Questi tre interpreti cercano di trovare un linguaggio comune perché le lingue che parlano è diverse, interagendo con il pubblico. E al centro sia dell'installazione che della performance c'è un muro. Thank you very much. Conto degli interi Stati Uniti, Anita Todesco, per Peggy Giovanni di Venezia, ufficio didattica e stage, prego. Buongiorno a tutti, ringrazio come ogni anno la Biennale per l'invito che viene esteso al padiglione Stati Uniti e arriva quindi alla collezione Peggy Guggenheim, che è proprietaria del padiglione, dello spazio del padiglione, e come ogni anno siamo molto felici di poter organizzare come dipartimento educativo un'attività che si leghi a quello che è il tema proposto. E il laboratorio, a prima vista, a prima occhiata, il laboratorio da me proposto può sembrare forse un po' lontano dall'idea di filastrocca, di giro giro tondo intorno al mondo, perché parte dall'utilizzo di alcuni strumenti, giocattoli, spirographs, che alcuni genitori hanno definito poco fa vintage, io ahimè me li ricordo benissimo, e sono degli strumenti matematici, dei giocattoli che permettono di realizzare delle curve geometriche
sono dei disegni in realtà meravigliosi e vengono, in realtà il risultato arriva quasi per caso ed è una sorpresa. Infatti i laboratori di questa mattina hanno visto appunto bambini che, partendo da righelli e normografi e un sistema di rotelline, si sono sorprese a disegnare fiori, atomi e forme appunto, diciamo, quasi in maniera inconsapevole. L'idea è poi quella di in realtà lavorare tutti insieme, per cui creare un'opera d'arte collettiva che verrà installata e che crescerà nel corso dei giorni del Carnevale. E l'idea è quella di ispirarsi alla filastrocca, al racconto e soprattutto a ciò che significano, non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche il momento. La filastrocca è comunque qualcosa che si recita tutti insieme, si canta tutti insieme. E abbiamo pensato di sottolineare quello che in realtà è l'aspetto anche ludico ed educativo dell'arte, e in questo caso anche della matematica, perché sono troppo interessanti e divertenti per essere lasciate solo agli artisti e ai matematici. Per cui il laboratorio sarà negli spazi del padiglione centrale, e l'installazione prenderà forma nel corso del Carnevale e porteremo a spasso delle linee, insomma, e ogni bambino verrà rappresentato. E mi riallaccio a quanto detto all'inizio della forza dell'io, che è maggiore quando si è noi, insomma. Grazie mille. L'Istituto Romeno di Ricerche e Cultura Umanistica di Venezia, che sta al confine tra la Romania e il Campo Santa Fosca, Alessandro De Mato. Grazie mille Presidente. La Romania, come al solito, ormai è la quinta volta che partecipiamo al Carnevale dei Ragazzi di Venezia, anche quest'anno partecipa con uno spettacolo realizzato dai nostri collaboratori di Sibiu, che vengono già ormai da 3 anni a Venezia, con uno spettacolo dedicato ai più giovani, naturalmente, uno spettacolo di pupazzi. Avremo 4 rappresentazioni ed è una nuova storia, naturalmente, che vede due protagonisti, due giovanissimi protagonisti, che scoprono, che fanno i detective e scoprono che qualcosa di molto strano sta accadendo dentro alla loro scuola. E andando a scoprire quel che sta succedendo, compariranno dei personaggi interessanti, piacevoli, diventa una storia molto, molto catchy, diciamo dall'inglese. La parte nuova per quest'anno è che avremo musica dal vivo, ci sarà la band Riff di Sibiu, che è una band di musica rock, una delle prime band romene di musica rock degli anni 70, che porteranno, certo, un'animazione ancora più interessante. Vi ringrazio e vi aspetto alla nostra serie di spettacoli che trovate sul programma.